Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente, se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto, avete, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga jesus e Maria, carissimi amici. <coughs> Benvenuti a questa sesta puntata del ciclo di catechesi sul, sull'opera di Sant'Alfonso Mede Liguori Apparecchio alla morte Siamo giunti alla puntata numero 6, quindi alla considerazione numero 5 come già sottolineato alcune volte siamo sempre una considerazione in meno perché la prima puntata è stata dedicata un po' all'introduzione, quindi ad introdurre L'argomento delle nostre conversazioni. Eh, seguendo evidentemente l'introduzione del santo stesso. Andiamo subito al, al dunque, perché così non appesantiamo troppo. Sappiamo che ciascun punto, ciascuna considerazione è poi divisa in tre punti. Ogni punto ha delle considerazioni, poi gli affetti delle preghiere. quindi onde cercare di riuscire a terminare il capitolo. Procediamo subito con la lettura ed il commento, se Dio vuole, di questi passaggi. La considerazione numero quinta ha come titolo Incertezza dell'ora della morte. Sottotitolo: Estote parati qui a qua hora non putatis filus hominis veniet. Luca 12:40. Siete pronti poiché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Nell'ora che non pensate. Punto primo. Oh. È certo che tutti abbiamo da morire, ma è incerto il quando. Nichil Certius morte, dice l'idiota, Hora Autem Mortis Nichil Incertium. Allora, attenzione che qui faccio una glossa. L'idiota è scritto con la I maiuscola. Questo non è un termine dispregiativo come quello che usiamo. È il nome di un autore spirituale, abbastanza celebre nella scuola della spiritualità, che per umiltà scelse di chiamarsi e di farsi chiamare idiota. <coughs> Quindi non è l'idiota, cioè nel senso che l'uomo è il l'uomo della strada, il, il qualunque, insomma, no? Quindi cosa ha detto l'idiota con la I maiuscola? Niente più certo della morte, il certius morte, hora autem mortis, incertius, ma l'ora della morte eh, non c'è niente di più incerto, quindi è certa la morte, ma niente di più incerto, niente di più certo della morte, niente di più incerto dell'ora della morte. Fratello mio, già sta determinato l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il momento nel quale io e voi abbiamo da lasciare questa terra ed entrare nell'eternità, ma questo tempo a noi è ignoto. Lo dice Gesù nel Vangelo, no? Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare di un'ora sola la sua vita. Noi possiamo accorciarla la nostra vita, se ci suicidiamo, non soltanto con una rivoltella sparandoci alla tempia, ma anche con tanti atteggiamenti suicidi, distruttivi. Fumo, alcol, droga, eccessi, vizi. Gola, per chi diventa obeso è un suicida, o aspirante tale. Ma non possiamo allungarla, eh? neanche di un'ora, dice il Vangelo. Il Signore, a ciò che noi ci troviamo sempre apparecchiati, ora ci dice che la morte verrà come un ladro di notte di nascosto. Sic fur in notte, ita venient. 1 Tessalonicesi 5.2 come un ladro nella notte così verrà ora ci dice che stiamo vigilanti perché quando meno ce li immaginiamo verrà egli a giudicarsi qua ora non putatis filius hominis veniet. il sottotitolo di questa meditazione nell'ora in cui non pensate il figlio dell'uomo verrà dice San Gregorio, che Dio per nostro bene ci nasconde l'ora della morte a ciò che ci troviamo sempre apparecchiati, è un bene non conoscere l'ora della morte, ed è anche un bene perché noi dobbiamo essere sempre pronti a morire, in qualunque momento: de morte incerti sumus. O tal morte sempre parati in veniamur. Riguardo la morte siamo incerti, affinché siamo trovati sempre preparati alla morte. Giacché, dunque, la morte in ogni tempo ed in ogni luogo può toglierci la vita, se vogliamo morire bene e salvarci, dice San Bernardo, grande San Bernardo, che in ogni tempo ed in ogni luogo la stiamo aspettando. Sentite che bello. Mors ubique te expectat, tu ubique e am expectavis. Spettacolo. La morte ti aspetta dovunque. E tu la aspetterai dovunque. Spettacolo, eh? Ognuno sa che ha da morire, ma il male è che molti ravvisano la morte in tanta lontananza che la perdono di vista. Anche i vecchi più decrepiti e le persone più infermicce, pure si rosingono di avere a vivere per tre o quattro anni di più. Ma all'incontro io dico quanti ne sappiamo noi anche i giorni nostri morti di subito. Chi sedendo, chi camminando, chi dormendo nel suo letto. E' certo che nessuno di costoro credeva di aver ammorito così improvvisamente ed in quel giorno che è morto. Ah, io ne ho conosciuti tantissimi di questi, anche tra le persone a me familiari, eh? morti improvvise, inaspettate. Diciamo, familiari, parenti, va. Dico inoltre di quanti in quest'anno sono passati all'altra vita, morendo nel loro letto, nessuno si immaginava di dover in quest'anno finire i suoi giorni. Poche sono le morti che non riescono improvvise, anche quando la morte non fosse improvvisa, anche quando fosse preceduta da infermità o da. Anzianità. Dunque, cristiano mio, quando il demonio vi tenta a peccare con dirvi che domani poi vi confesserete, rispondetegli: E che ne so io se oggi è l'ultimo giorno della mia vita? Oh, magari. Se quest'ora, questo momento in cui voltassi le spalle a Dio fosse l'ultimo per me? sicché per me poi non vi fosse più tempo di rimediare che ne sarebbe di me in eterno a quanti poveri peccatori è succeduto che nello stesso punto che si cibavano di qualche scaverenata sono stati colpiti dalla morte e mandati all'inferno sicut pisces capiuntur sic homines in tempore malo come i pesci sono presi dall'amo, così vengono presi gli uomini nel tempo cattivo. Il tempo malo, cattivo, è propriamente quello in cui attualmente il peccatore offende Dio. Dice il demonio che questa disgrazia non vi succederà. Ma voi dovete dire, e se mi succede che, che ne sarà di me per tutta l'eternità? Ora qui c'è un punto, prima di passare agli affetti e alle preghiere, le meditazioni sono molto chiare, quindi questo ce lo gustiamo più che commentarlo, però attenzione. Do, domanda di Don Leonardo Maria. Quanti oggi si fanno questo discorso credendoci? Cioè lo fanno considerandolo come reale? Ossia... Se quest'ora, questo momento in cui voltassi le spalle a Dio fosse l'ultimo per me, sicché per me poi non vi fosse più tempo di rimediare, che ne sarebbe di me in eterno? Oggi, in molti non si fanno più neanche lo scopo di dire vabbè vamo pecco, tanto poi mi confesso. No, io pecco non mi confesso per niente. Non so se abbiamo già colto, lo faccio cogliere io, che il background che ha animato Sant'Afonso a scrivere e che si trova comunque dietro le righe dell'apparecchio la della morte è una cosa molto semplice. È non semplicemente la possibilità reale della dannazione, non è semplicemente una possibilità, ma è un rischio. È un rischio concreto, è un rischio fondato. La salvezza non è un dato di fatto acquisito. Cioè, beh, io sono salvo, però forse potrebbe anche essere possibile che se commino qualche guaio mi danno, però questa è un'eventualità remota. Chi pensa questo, vorrei pregarlo eh, e supplicarlo di pensarci bene, di correggersi, perché queste sono sciocchezze che sono state messe in giro e se ne prendono la responsabilità da vari personaggi contemporanei, ahimè anche illustri, chi vuole andarsi a documentare, si documenti, non è opportuno in pubblico fare nomi e cognomi, anche perché alcuni potrebbero essere nomi eccellenti. Ma attenzione perché, o si sbagliano questi di oggi, o si sbagliano quelli di ieri. O Sant'Alfonso qui sta dicendo un sacco di stupidaggini, esagerate, no? Oppure si sbagliano questi. E se si sbaglia Sant'Alfonso, meno male. Ma se si sbagliano questi, attenzione. Il buon Dante Alighieri, il nostro grande compatriota, la Divina Commedia era scritta sotto ispirazione per quanto mi riguarda, anche se non è evidentemente tutto oro colato, il contenuto, cioè non è che tutti quelli che Dante manda all'inferno stanno all'inferno, che stanno in paradiso stanno in paradiso, insomma, no. Alcuni è molto difficile che siano collocati dove li ha collocati lui. Comunque. ma lasciate ogni speranza voi che entrate, ce lo dobbiamo ricordare perché è così. E a questa cosa dobbiamo pensarci adesso. Io sono un sacerdote, è mio compito questo, cioè un sacerdote, l'ho già detto infinite volte, lo ripeto. Un vescovo, un cardinale, un papa non sono un, po un povero pretarello in, cu in cura d'anima, ma vescovo, cardinale e papa, ancora di più. Non è che siccome vescovo cardinale e papa si mette a pensare alle beghe, alle cose, alle amministrazioni, alle carte, alle cose di, di, eh, di potere. No, no. Noi siamo stati costituiti tutti per la gloria di Dio e la salvezza delle anime e basta. Basta. Va bene, passiamo agli affetti e alle preghiere. Signore, il luogo dove a quest'ora dovrei stare non dovrebbe essere questo in cui al presente mi trovo, ma l'inferno che tante volte ho meritato con i miei peccati. Infernus Domus Mea Est. L'inferno è casa mia. Giobbe 17,13. Posso fare una glossa? Abbiamo mai pregato in questo modo? Abbiamo mai detto... Tra, tra me e il Signore, e tra voi e il Signore, io dovrei solo che stare all'inferno, Signore mio. Grazie perché non ci sto, ma questo corcore, eh, dal profondo, non tanto per dire... Ma mi avvisa San Pietro, Deus patienter agit propter vos, nonens aliquos perire, se donne sa penitenzia reverti. Dio agisce pazientemente verso di voi, perché non vuole che nessuno perisca, ma che tutti si volgano a penitenzia, a penitenza. Dunque voi avete avuto tanta pazienza con me, mi avete aspettato perché non volete vedermi perduto, questo è sicuro. Dio non vuole la morte del peccatore ma che si converte vivo, questo è sicuro questo qui. Sì, mio Dio, a voi ritorno, mi butto ai piedi vostri e vi domando pietà. Miserere Medeus, secondo un magna, misericordia in tua. Ma questo è l'incipit del Salmo 50, secondo la spettacolare vulgata, miserere mei Deus, secundum magnam misericordiantuam, per riconoscere una Bibbia, questo vi confido un segreto, eh? la vulgata dalle altre traduzioni, vedete l'incipit del Salmo 50, se c'è miserere mei Deus, secundum magnam misericordiantuam, è la vulgata. Se c'è miserere mei Deus, Secondo Misericordia Antuam, quindi Magnam non c'è più, non è la vulgata, piccolo segreto eh, professionale: Signore, per perdonare a me vi bisogna una misericordia grande e straordinaria, perché io vi ho offeso con la luce, altri peccatori anche vi hanno offeso, ma non hanno avuto la luce che voi avete data a me. Quando sentiamo questi affetti e preghiere, non c'è tanto da commentare, c'è da specchiarci un po'. Dire, Ma io prego così con il Signore: Gli non mi hai detto queste cose? Magari usando altre parole, però il concetto è questo. Voi, con tutto ciò che anche mi comandate, che io mi penta dei miei peccati, e speri da voi il perdono: sì, mio caro Redentore, io mi pento con tutto il cuore di avervi offeso. E spero il perdono per i meriti della vostra passione. Voi, Gesù mio, essendo innocente, avete voluto morire da reo su di una croce e spargere tutto il sangue per lavare i peccati miei. O sanguis innocentis, lava culpas penitentis. Una bellissima sequenza medievale. O sangue dell'innocente, lava le colpe del penitente. Bella da impararla questa, eh? Perché fa rima o sanguis innocentis lava culpas penitentis. Fari anche in italiano, eh? o sangue dell'innocente, lava le colpe del penitente. O Padre eterno, perdonatemi per amore di Gesù Cristo, udite le sue preghiere, ora che egli vi sta pregando per me, facendo il mio avvocato. Ma non mi basta il perdono, o oh Dio degno di infinito amore, io voglio ancora la grazia d'amarvi. Vi amo, o sommo bene, e vi offro da oggi in avanti il mio corpo, la mia anima, la mia volontà, la mia libertà. Voglio da oggi in avanti evitare non solo i vostri disgusti gravi, ma anche i leggeri. Voglio fuggire tutte le male occasioni. Ne nos inducas in tentazione. Liberatemi voi, per amore di Gesù Cristo, da quelle occasioni in cui vi avessi da offendere. Se libera un ossa male. Liberatemi dal peccato e poi castigatemi come volete. Accetto tutte le infermità, i dolori, le perdite che vorrete mandarmi. Mi basta che non perda la vostra grazia e il vostro amore. Petite et accipietis. Chiedete e vi sarà dato. Voi mi promettete di dare quanto vi è richiesto. Petite et accipietis. Io queste due grazie cerco: la santa perseveranza e la grazia d'amarvi. Le vere grazie che sempre dovremmo cercare o Maria madre di misericordia pregate per me in voi confido e questo è il primo punto secondo punto punto 2 il signore non ci vuole vedere perduti e perciò non lascia di avvertirci a mutar vita con la minaccia del castigo nisi convertis fueritis gladium sum vibrabit questa è la traduzione della vulgata bellissimo del Salmo 7,13 se non vi convertirete egli vibrerà la sua spada Gladium Sum Vibrabit mirate, dice in altro luogo quanti perché non l'hanno voluta finire di peccare quando meno se li immaginavano e vivevano in pace sicuri di aver a vivere per molti anni repentinamente è giunta a loro la morte Cundix erint pax et securitas, tunch repentinus eis supervenit interitus. Quando dicevano pace, sicurezza, allora repentina è giunta la sventura. In un altro luogo dice, Nisi penitentiam egeditis, omnes similiter peribi, peribitis. Se non farete penitenza, perirete tutti similmente, allo stesso modo. Perché tanti avvisi del castigo prima di mandarcelo? Se non perché gli vuole che noi ce mendiamo. E così evitiamo una la morte. Chi dice, guardati, non ho voglia di ucciderti, dice Sant'Agostino, non vuol ferire, qui clama Tibi, osserva. Non vuole ferire chi ti chiama e chi ti grida, bada! Perché tanti avvisi del castigo prima di mandarcelo? Sant'Alfonso parla pure lui del, del castigo, eh. Nel libro che ho proprio è andato in stampa ieri, si trova già sul sito e Nei prossimi giorni sarà anche su Amazon e su tutti quanti gli store, che è la celeste conduttrice degli ultimi tempi, a un certo punto che è dedicata a tutte le apparizioni, a 12 apparizioni mariane nella storia riconosciute dalla Chiesa, in una delle ultime apparizioni, abbastanza recenti, in Giappone ad Akita. Il Signore ha minacciato un tremendo castigo, non il Signore, la Madonna, ovviamente da parte del Signore: sull'umanità peccatrice. Se non si converte, peggiore del diluvio. Allora io lì faccio un trailer: castigo, sdegno, paradira di Dio, tutte queste cose qui. Tutti quanti i termini che ad oggi sono completamente banditi dal linguaggio, guai a chi li pronuncia. Chi si azzarda, come minimo gli fanno il cappotto anche mediatico. Minimo. C'è anche il pericolo di, di, di peggio. Allora, ho fatto, sono circa due pagine del libro, forse tre, di citazioni bibliche. Perché dice: Dio non castiga, l'ira di Dio, lo sdegno. Cosa sono queste cose? Cosa sono queste cose? Sta piena la Bibbia dall'inizio alla fine. Allora ho preso citazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Leggi. Poi se vuoi continuare a pensare che Dio non castiga, che Dio non si stegna, che non esiste l'ira di Dio, Fai pure, fai. Perché uno può, può, può farsi tranquillamente il proprio Dio ha propria immagine e somiglianza ma la rivelazione noi cioè, non possiamo fare finta di non averla letta oppure stravolgerla o riscriverci la nostra immagine e somiglianza oppure andare a prenderci questo è un classico della rivelazione solo quello che ci piace Tutti gli eretico airesis in greco sapete che significa? scelta chi è l'eretico? è quello che sceglie una parte delle verità quelle che gli piacciono a lui e le altre le ignora allora Dio è buono? sta scritto nella Bibbia ma quanto ne vuoi? bontà e tenerezza è il Signore il Signore è buono e pietoso lento all'ira e grande nell'amore quante ne volete? ci sono di citazioni ma c'è anche scritto altro. Perciò giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo de de del mio riposo. Li sgomenta nel suo sdegno, li schernisce il Signore, Salmo 2, egli parla loro con ira, li sgomenta nel suo sdegno, a chi ha gli empi, tutti e due. L'eretico è quello che non fa una scelta, un pick-up, è quello che si mette con umiltà e si prende quello che gli aggrada, quello che gli garba, e quello che non gli aggrada, e quello che non gli garba. Il pacchetto si prende sempre intero, non si prende, capito? sono quelli che, come quelli che osservano i, i dieci comandamenti, io li chiamo a macchia di leopardo. Ah, questo, ah, perché fa... Non rubare, ah, perché non ho mai toccato un centesimo a nessuno. Non uccidere, ho oh, mai ma ammazzato nessuno. Guarda, non ho mai fatto manco, mai neanche un aborto. Quindi... Però al terzo, però al sesto. Quindi... È necessario dunque apparecchiare i conti prima che arrivi il giorno dei conti. Cristiano mio, se prima di notte in questo giorno doveste morire e se aveste da decidersi la causa della vostra vita eterna, che dite? Vi trovereste apparecchiati? Proviamo a pensarci. Dai, perché sta seguendo la diretta, sono le 21.57. Se domani mattina non ci svegliamo, che gli raccontiamo al nostro Signore? Come andata oggi? Come andata ieri? Ultima confessione? fatta bene quando l'abbiamo fatta? Oppure quanto paghereste per ottenere da Dio un altro anno, un mese, almeno un altro giorno di tempo? E perché ora che Dio vi dà questo tempo non aggiustate la coscienza? Forse non può essere che questo giorno sia l'ultimo per voi. Immaginate una persona che sta senza confessarsi anni. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dicendo, sì, 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 ma adesso però quando io la io devo sentire, Quindi, poi quando me la sentirò mi confesserò. Per carità, se una persona non è pentita dei, 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 dei peccati, c'è poca scelta, ma vedete sbrigate a pentirsi anche perché il pentimento non è un atto del sentimento, ma è un atto della volontà. Il pentimento è nato della volontà, eh, cioè, non è che ci vuole chissà quale grande sentimento o fervore, quello se c'è per carità, meglio, così è. Ma il discorso è che il pentimento è questo: cioè, io riconosco il male come male, ho appreso quella cosa è peccato, la detesto, cioè dico orrore, e l'ho fatto, dico, lo confesso, mamma mia, mi dispiace di averlo fatto, e da oggi in poi non lo faccio più. Certo, propongo perché può darsi che io sono vulnerabile, sono debole, posso essere tentato, ma per quanto sta a me ho chiuso. Ecco il pentimento. Che? Non è un sentimento. Un'emozione. Certo poi può darsi che il nostro Signore prende questa buona volontà di pentirsi, la infervo ci piange pure sopra sui peccati. Ha dirotto pur a dir nove, pure a dir dieci, oltre che ha dirotto ok ma questo è un di più forse non può essere che questo giorno sia l'ultimo per voi non tardes dominum non tardes converti a dominum et non differaste die in diem subito è in venetirelius ed in tempo revindicta disperdate forse questa è una delle citazioni che ho messo che ho messo nel, nel libro eh? siracide 57 perché dice non tardare a convertirti al signore traduco e non ritardare non differire di giorno in giorno non rimandare subito è in venetirelius Verrà la sua ira e ti in tempo le vendette, e nel tempo della vendetta, testualmente, sarai annientato, ti disperderà, ti annienterà. Questo è scritto nella Bibbia, non lo sto dicendo io, eh. E non è che è stata... la dobbiamo interpretare, cioè la dobbiamo edulcorare, o dobbiamo fare finta che non esista. Adesso ah, sono state fatte delle operazioni, studiate, leggete, informatevi anche tutti quanti gli aggiornamenti che sono stati fatti adesso in giro a vari livelli, completamente eliminate alcune cose, a tavolino, perché prima c'erano, c'è gente che si è andata a fare degli studi sputando sangue perché non so come hanno fatto a ritrovare certe cose, io le ho lette alcune cose, e le hanno dimostrate in maniera inoppugnabile. Questo è quello che c'è nel libro liturgico Ips e questo è quello che c'era prima. Fai un po' tu. Un'operazione? Guarda caso, di cancellazione, di soppressione di cosa? Di tutta questa roba qui. Cioè di tutte quelle cose che parlano. Il, la, la giustizia di Dio, il castigo, l'ira, lo sdegno, la necessità della penitenza, della riparazione, dell'espiazione. Oggi non c'è più sparite improvvisamente è chiaro, tutti contenti, no? uè, finalmente che bello, eh? giusto? ma quando mai? uno si sveglia la mattina e queste cose ci stanno più o i bo e tu chi sei? sei un teologo? e sei un vescovo? e E beh, qui siamo tutti più piccoli della parola di Dio, eh? tutti eh? Dall'ultimo dei battezzati al capo della chiesa, tutti siamo sottomessi. E nessuno può fare operazioni di manipolazione, di taglia e cuci come me pare. Ma stiamo scherzando. Per salvarti, fratello mio, bisogna lasciare il peccato. Se dunque è da lasciarlo una volta, perché non lasci ora? c'è ora niente, eh? Ma oggi non lo faccio più. Fine. Una botta e via. Basta. Impegnati. Dice. Non ci riuscirò poi, ricado. Questa è un'eventualità che bisogna. È possibile, certamente, perché siamo deboli. Guai a, a chi si ritiene Superman o invincibile. Però per quanto sta in me. Io piuttosto la morte che rifarlo. Prova a fare questo discorso, poi vedrai come, 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 come lo rifai. Non lo rifai, a meno che io non prenda una situazione particolare, una debolezza estrema. Ma... Chi non vuole peccare non pecca, se è battezzato e custodisce la vita della grazia, sia di quando, cur non modo. Se in qualche momento, perché? Non subito. Aspetti forse che giunga la morte? Ma il tempo della morte non è tempo di perdono, ma di vendetta. Anche qui. Di vendetta. In tempo le di vendite disperdete. Vendetta nel senso di retribuzione. Che cos'è nel nostro parlare comune la vendetta? Occhio per occhio, dente per dente. Tu hai fatto un torto e ti ripago pan per focaccia. Ma attenzione che il giudizio, quello che accade dopo il giudizio è la retribuzione. Il bene con gloria, il male con pena. Chiaro? Ci aspetta questo. La gente pensa che la misericordia oh, fa, fa piazza pulita. Ma mamma ma, ma, neanche per idea. Se anche ti sei pentito dei peccati,. E non li hai espiati, non hai pagato i conti con la divina giustizia. Vogliamo dirle le cose come stanno, stanno così, le paghi in purgatorio. Non è che vai dritto in paradiso, perché c'è la misericordia. E non è questo minimizzare o negare la misericordia, affatto, ma è comprenderla per quello che è realmente. se qualcuno vi, 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 vi deve una grande somma voi presto vi cautelate con farvi fare l'obbligo scritto dicendo chissà che può succedere scrivi scrivi e perché non usate poi la stessa cautela per l'anima vostra che importa se è più di quella somma perché non dite lo stesso chissà che può succedere se perdete quella somma non perdete tutto Beh, e benché perdendo quella perdessimo tutto il vostro patrimonio pure vi resterebbe la speranza di riacquistarlo ma se in morte perdete l'anima allora veramente avrete perduto tutto e allora non vi sarà più per voi speranza di recuperarlo voi siete così dirigenti nel notare le memorie dei beni che possedete per timore che non si perdano se vi accadesse una morte improvvisa e se per caso vi accade questa morte improvvisa e vi trovate in disgrazia di Dio che sarà dell'anima nostra per tutta l'eternità quando ci pensiamo a queste cose, affetti e preghiere. Ah, mio redentore, voi avete sparso tutto il sangue, avete dato la vita per salvare l'anima mia e io tante volte l'ho perduta con la speranza della vostra misericordia, la falsa misericordia. Dunque, io tante volte mi sono servito della vostra bontà perché? Per più offendervi, ecco. Ecco la falsa misericordia. Per questo stesso io meritava che voi subito mi faceste morire e mi mandaste all'inferno. Perché la misericordia non è un incentivo a peccare di più. Ah ma tanto Dio è buono, quindi. No, questo è un incentivo ad andare all'inferno prima. Dice Sant'Alfonso. Per questo io meritavo che voi subito mi faceste morire e mi mandaste all'inferno, avendo fatto questi ragionamenti. Da folle e da blasfemo. La misericordia non è stata data perché ce la mettessimo sotto i piedi con questo discorso e sputassimo sopra il sangue di Cristo. Non per questo c'è stata data. Non per questo. Insomma, ho fatto a gara con voi, voi ad usarmi pietà e io a offendervi, voi a venirmi appresso e io a fuggire da voi, voi a darmi tempo per rimediare al malfatto e io a servirmene per raggiungere ingi ingiurie e ingiurie. Guardate, che questa cosa è vera per tante persone, eh? non poche. Io purtroppo non ho la possibilità su questo di farmi illusioni, perché sono un sacerdote in cura d'anime. Signore, fatemi conoscere il gran torto che vi ho fatto e l'obbligo che mi resta ad amarvi. Ah, Gesù mio, come io potevo essere così caro a voi che tanto mi siete venuto appresso quando io vi discacciavo? Come avete potuto far tante grazie a chi vi ha dato tanti disgusti? Da tutto ciò vedo quanto voi desiderate di non vedermi perduto. Mi pento con tutto il cuore di avervi offeso o oh bontà infinita. De ricevete questa ingrata pecorella che pentita ritorna ai vostri piedi. Ricevetela e stringetela sulle vostre spalle a ciò che non fugga più da voi. No, che non voglio più da voi fuggire, ti voglio amare, voglio essere vostro. E purché io mi veda vostro, mi contento di ogni pena. E qual pena maggiore mi può succedere che vivere senza la grazia vostra, diviso da voi che siete il mio Dio, che mi avete creato e siete morto per me? O oh, peccati maledetti, che avete fatto? Mi avete fatto disgustare il mio Salvatore che mi ha tanto amato? Ah, Gesù mio, come siete morto per me? Così dovrei morire io per voi. Anche questo gliel'abbiamo mai detto al Signore. Voi per amore, io per dolore di avervi disprezzato. Chiediamole la grazia di poter piangere i nostri peccati, quella è una grande grazia. Eia mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut tecum lugeam, stabat mater eia mater fontes amoris eia madre fonte dell'amore me sentire vim dolores fac fammi sentire vim doloris la forza del dolore ma si può anche tenere la, la forza la violenza del dolore fac ut tecum lugiam perché io pianga con te chiediamoglielo alla Madonna ogni tanto con le parole del bellissimo della bellissima sequenza dello Stabat Mater da cui ho tolto, ho tolto questa strofa. Accetto la morte come e quando vi piace, ma finora io non vi ho amato, o troppo poco vi ho amato, non voglio morire così. Allora concedetemi un altro poco di vita, ciò che vi ami un prima di morire. Perciò mutatemi il cuore, feritelo, infiammatelo del vostro santo amore. Fatelo per quell'affetto di carità che vi ha fatto morire per me. Io vi amo con tutta l'anima mia. L'anima mia si è innamorata di voi. Non permettete che ella vi più vi perda. Datemi la santa perseveranza, datemi il vostro amore. Maria Santissima Rifugio e Madre mia, fate l'avvocata per me. Infine, punto terzo. E state parati. Siate pronti. Non dice il Signore che ci apparecchiamo quando ci arriva la morte, ma che ci troviamo apparecchiati. C'è una preparazione remota alla morte, oltre che la preparazione prossima. Quando viene la morte, allora in quella tempesta e confusione sarà quasi impossibile aggiustare una coscienza imbrogliata. Così dice la ragione. Così minaccia Dio dicendo che allora Egli non verrà a perdonare, ma a vendicarsi del disprezzo fatto delle sue grazie. Michi e tego retribua mi in tempore. Romani 12:19. A me la vendetta, io darò ciò che spetta al suo tempo. Noi non ci vendichiamo, perché sta scritto, chi si vendica avrà la vendetta del Signore. Ed egli terrà sempre presenti i suoi peccati. Ma sta anche scritto, Michi vendetta? a me la vendetta, parla Dio, eh? citazione di San Paolo: Io retribuirò a suo tempo, e tego retribuami in tempore. Noi no, ma lui sì, perché è giusto. Perché il peccatore non la farà franca, eh? Davanti a Dio non ci stanno i furbetti come davanti agli uomini. Non ci stanno. Non la si fa franca. La coscienza va aggiustata. Si può chiedere misericordia, certo, col pentimento e con la confessione, ma non la si fa franca, eh? Così minaccia Dio. Ok. Giusto castigo, dice Sant'Agostino. Sarà questo per colui che potendo non ha voluto salvarsi. Potendo non ha voluto salvarsi. Sottolineare, eh? E quale sarà il castigo? Di non potere quando vorrà. Justa pena est. Qui è proprio il libro terzo del libero arbitrio, eh? Sant'Agostino. Justa pena est ut qui facere cum posset nonuit. Amita posse con È una giusta pena che colui che non volle fare le cose rette quando poteva, non le potrà fare quando vorrà. Ecco perché bisogna sbrigarsi a convertirsi e non differire la conversione. Ma dirà qualcuno, chissà, può essere ancora... Che allora mi converte e mi salvi? Ma vi gettereste voi in un pozzo con dire: chissà, può essere che gettando mi resto vivo e non muoio? Oddio, che cos'è questo? Come il peccato acceca la mente, che fa perdere anche la ragione, oh, di gente che oggi la ragione se l'ha messa sotto i piedi, Pff, proprio guarda a go go. Gli uomini, quando si tratta del corpo, parlano da savi. Uh, ma quando poi si tratta dell'anima, parlano da pazzi, guarda proprio Chapeau Standing ovation a Sant'Alfonso. Niente di più vero di questa cosa. Provate a pensare e a guardarvi in giro. Questa si chiama pazzia. Questa qui. Perché chi non pensa a queste cose, chi non si preoccupa della salvezza della sua anima, andando a rischiare un'eternità di tormenti, immensi, in mani infiniti, è proprio pazzo da legare, folle. Fratello mio, chissà se questo punto che leggete è l'ultimo avviso che Dio vi manda, chi legge questo bel libretto. Presto apparecchiamoci alla morte, a ciò che non ci colga improvvisamente. Io ho avuto esperienza, posso dirlo in maniera generica, di persone che per avermi ascoltato in qualche monito severo che gli ho dato che la piantassero di fare certe cose, hanno fatto appena in tempo a piantarla prima che morissero. Mia esperienza di sacerdozio. E hanno pure fatto in tempo a dire poco prima che morissero. Meno male che ti ho dato retta. Mi è successo. Bo, 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 radissime volte, ma mi è successo. Presto, apparecchiamoci alla morte. A ciò che non ci coglie improvvisamente. Dice Sant'Agostino che il Signore ci nasconde l'ultimo giorno della nostra vita affinché tutti i giorni siamo apparecchiati a morire. Latet ultimus dies ut observentur omnes dies. È nascosto l'ultimo giorno perché siano osservati tutti i giorni. Ci avvisa San Paolo che bisogna attendere a salvarci, non solo temendo, ma anche tremando. Mamma, oh, cattivo San Paolo, eh. Cummeto e tremore, Vestan Salute, Operamini, Filippesi 2.12. Attendete alla vostra salvezza. Operati meglio ancora la vostra salvezza, con meto e tremore, con paura e meto, eh? Diciamo timore così è, eh? e tremore. Dice, questo è terrorismo, ma lo scrive San Paolo. Narra Sant'Antonino Sant che è un certo re della Sicilia, per far intendere ad un privato il timore col quale gli siedeva in trono, lo fece sedere a mensa con una spada pendente da un piccolo filo sulla testa, sicché quegli stando così appena poter prendere qualche poco cibo, tutti noi stiamo con lo stesso pericolo. Mentre in ogni momento può caderci sopra la spada della morte da cui dipende la nostra salute eterna. Si tratta di eternità. Si ceciderit lignum ad austrum, aut ad aquilonem, in qualunque loco ceciderit ibi erit. Se venendo la morte ci troviamo in grazia di Dio, oh, che allegrezza sarà dell'anima, potendo allora dire: Ho assicurato tutto, non posso perdere più Dio, sarò felice per sempre. Ma se la morte troverà l'anima in peccato, quale disperazione sarà il dire: Ergo erravimus! Dunque, abbiamo sbagliato. Sapienza 5.6. Ergo erravimus. Dunque, orrato ed al mio errore, non ci sarà rimedio per tutta l'eternità? Questo timore fece dire al venerabile padre, Giovanni, padre, mh, padre Avila, apostolo delle Spagne, quando, egli, quando gli fu portata la nuova della morte, o avessi un altro poco tempo per apparecchiarmi a morire. E questo faceva dire all'abbate Agatone, con tutto che moriva dopo tanti anni di penitenza, che ne sarà di me? I giudizi di Dio chi lo sa? Chi li sa? Sant'Arsenio anche tremava in morte e, dimandato dai discepoli perché così tremasse e temesse, e rispose, figli, questo timore non mi è nuovo. Io l'ho avuto sempre in tutta la mia vita. Soprattutto tremava il santo Giobbe dicendo: Quid facam cum surrex erit adiudicandum deus et cum quesierit, quid rispondevo illi. Questo è Giobbe, traduco: Che farò quando Dio si alzerà per giudicare? E che cosa risponderò? Quando mi interrogerà? Il diessire, no? Quid sul miser. Qui dicturus. Quem patronus rogaturus cum vix justus sit securus. Chi sono io misero? Che cosa dirò? A quale santo mi andrò a votare, quem patronus rogaturus? Quale patrono andrò a cercarmi, cum vix justus it securus Quando a stento il giusto è al sicuro, al momento del giudizio. Rex tremende majestatis, qui salvando salvas gratis, salva me fons pietatis. Re di tremenda maestà. Questo è Dio. Qui salvandos salvas gratis, che salvi gratuitamente, salvandos è un gerundivo, quelli che devono essere salvati, salva me fons pietatis, salva me tu fonte della pietà, invocazione. Anche il Esire, che si recitava a tutte le esequie ed era molto meglio, così le esequie non si trasformavano in... Evviva tutti in paradiso. E buonanotte. No, ogni segua c'era il, il di prima del Vangelo. Di esire di Essilia. Di esire di Eh, amici cari. Vabbè. Solve il secolo qui in favilla. teste di David con Sibilla. Quanto tremulus futurus, quando iudesses venturus, cuncta stricte discussurus. Vedete? Quantus tremulus, quantus futurus, quanto tremore ci sarà. Quando iudesses venturus, quando il giudice verrà, cuncta stricte discussurus, a discutere strettamente di tutte le cose, a fare i conti. Perché si faranno i conti. E come si faranno i conti? In privato al giudizio particolare, in pubblico al giudizio universale. Questo è quanto rivelato. Ah mio Dio, affetti e preghiere, eh? abbiamo quasi finito. E dove io ho avuto mai uno che mi ha amato più di voi? Ed io chi mai ho disprezzato e ingiuriato più che voi. O sangue, o piaghe di Gesù, voi siete la speranza mia. Eterno Padre, non guardate i miei peccati, guardate le piaghe di Gesù Cristo, guardate il vostro diletto Figlio che muore di dolore per me e vi domanda che mi perdoniate. Mi bento, mio creatore, di avervi offeso, me ne dispiace più di ogni male. Voi mi avete creato a ciò che io vi amassi, ed io sono vissuto come se mi aveste creato per offendervi. Per amore di Gesù Cristo, perdonatemi e datemi la grazia d'amarvi. Io prima resistevo alla vostra volontà. Ora non voglio più resistere, voglio fare quanto mi comandate. Ecco le parole, tra virgolette, magiche. Prima resistevo alla vostra volontà, ora non voglio più resistere, voglio fare quanto vi comandate. Basta dire col cuore e con ferma volontà queste parole. Voi mi comandate di io i testi gli oltraggi che vi ho fatti e io le detesto con tutto il cuore. Mi comandate che io risolvo di non offendervi più? E io risolvo di perdere prima mille volte la vita che la grazia vostra. Meglio la morte che il peccato, anche veniale, dicevano i santi. Mi comandate che io vi ami con tutto il cuore? Sì, con tutto il mio cuore io vi amo e non voglio amare altro che voi. Voi avete da essere da oggi innanzi l'unico mio amato e l'unico amore mio. A voi domando, ed a voi spero la santa perseveranza, per amore di Gesù Cristo fate che io vi sia fedele e che io sempre vi dico con san bonaventura Unus est dilectus meus, unus amicus meus. Questo è facile, eh? Uno solo il mio diletto, uno solo il mio amico. No, non voglio che la vita mia mi serva più a darvi disgusto, voglio che mi serva solo per piangere i disgusti e per amarvi. Maria, Madre mia, voi pregate, per tutti coloro che a voi si raccomandano, pregate ancora per me. Dio vi benedica, la Santa Vergine vi protegga. Laudentur Jesus et Maria.